dal bordello. Ciao a tutti, dai che bucora, come state? Spero bene. Adesso mi stava cadendo la fotocamera, l'ho presa al volo. Mi stava cadendo la fotocamera, però vabbè, ho il laccetto sul polso, quindi non sarebbe caduta per terra. Quindi vedrete una scena un po' movimentata, ma non importa. Avete visto una scena movimentata? Allora, siamo andati al superpotato. Io prezzi altissimi ovviamente, perché ormai è tutto caro, tranne per qualche rara eccezione. Allora torniamo indietro, guardate che bello. E siamo a due passi dal Sunshine City, il centro commerciale di Chebucro. E ora torniamo indietro, andiamo a prendere la metro. Questo è il traffico pedonale di Chebucro di sabato sera. Tutti a fare shopping, non c'è crisi, tutti hanno sacchetti in mano, comunque una buona parte delle persone, quindi hanno acquistato tutti, come sto vedendo, tra cui anche il mio socio, vedete? E ora ce ne andiamo indietro, torniamo verso Chiabara, poi vediamo se andare in albergo o meno. Sono a Pacinto. C'è tanto macello di gente, tanta gente. Guardate. Sabato qua un carnaio, anche domani che è domenica. E domenica sarà un casino. Qua c'è il round one, dovrebbe essere questo round one. Credo sia... Ah, c'è un po' di tutto, karaoke, biliardo, tavoli da tennis, bowling, c'è un po' di tutto. È un'area dove ci si diverte. Adesso andiamo verso la metro, prendiamo la Yamanote per tornare indietro, ovviamente da qui si può prendere. Abbiamo mangiato un bel dolce che vi ho fatto vedere con il mio video precedente, è molto molto buono. Qua c'è lo shopping di Chebucro, negozi aperti, pieni di roba ovviamente. Questo vende abiti. Non manca niente. No, non manca niente. No. Solo a noi mancano i soldi, invece per il resto c'è tutto. Stasera dovremmo fare un salto di nuovo a Shibuya, ora vediamo se becchiamo il nostro amico italiano che vive qui. Dovremmo andare a Shibuya, tutto pieno di luci qua come alle altre zone di Tokyo, molto bello. Ho visto, siamo tra la folla, anche dietro guardate. Perché? Con tutta questa gente. Ah beh sì. Ognuno fa calore, quindi non serve riscaldamento. Qua c'è il negozio di Hello Kitty con tutto il tema Hello Kitty. Vedete? Come quello di Shibuya. Come quello di Shibuya? Sì. Ce n'è una Shibuya? Sì, vicino a lì. Ah ok, ho capito. Siamo arrivati a questo incrocio, di qua c'è anche altro. Allora, volevamo andare anche, ecco che ci manca, Shinjuku di sera per fare un giretto, lo faremo magari un'altra sera, tanto abbiamo ancora 4 giorni. La gente è seduta in questo bar, che è il bar pasticceria dove noi abbiamo preso il dolce prima. Bene, scattato il semaforo. Sembra un po' di... Sì, sembra il mega incrocio di Shibuya. Pieno di gente. E ovviamente se Tokyo fa 12 milioni di abitanti più quelli fuori che vengono qui, poi oggi pure sabato è normale che c'è tutto questo casino anche di qua, eh. Adesso siamo quasi arrivati. Dobbiamo scendere lì, prendiamo la Yamanote e torniamo indietro. Bello, qua è una via piena di ristoranti qua dentro.
non mancano. Una cosa che non mancano qua sono i ristoranti, poi le macchinette per prendere bibite in giro per le città, le ragazze, pieno, è pieno. Guarda. Non vedo anziani, sono tutti giovani. È vero? Guarda, è una coda molto lunga. Tutti in fila. In fila, ovviamente. C'è più camera che la nostra di Media World nostra, più o meno. No, vende camere, fotocamere, binocoli. Anche così grandi. Sì, anche così grossi come quello. Ok, siamo arrivati. Il Ikebukuro Station, da qui possiamo, c'è la metro ma si può raggiungere anche il treno JR per prendere la Yamanote. Che devi fare? Foto. C'è gente ovunque, sono come le formiche. Dove mi giro e trovo gente. Anche laggiù in fondo. Pieno. Cioè, quando sei pronto andiamo. Veramente, ancora 4 giorni ce ne dobbiamo andare. Amen, pazienza, torneremo poi, torno io perché il mio socio ha detto che non viene per fumare. Momentaneamente. Verrò io. Vedremo, non c'è fretta. Mi farò un giretto. Tanto il Giappone non va via, siamo d'accordo. Però se io voglio venire, vengo. Abbiamo la strada mobile. Vediamo se riusciamo. Strada mobile, qua. Entriamo sotto. Ikebukuro Station. Marunocilai, una ruciolai. A noi interessa la JR tanto per prendere la Yamanote. Guardate quanta gente. C'è veramente tanta gente adesso. La fermata di Ikebukuro è enorme, fa 35 uscite. Guardate, vedete, uscita 35, che è l'ultima, e noi dobbiamo andare verso la prima, mi sembra, per prendere. Va bene. Faccio anche. Provo a fare ancora un pezzettino. Dai. Tu seguimi a ruota, se no ci perdiamo. Devo dare indicazioni al mio amico perché sennò si perde. Va bene, faccio che salutarvi, qualche metro, parlate del JR, faccio che salutarvi, ci vediamo per nuovi video qui da Tokyo. Noi seguiamo per la JR che è di qua, diritto a noi, di là. Quindi ci vediamo poi, guardate, pieno di gente, JR. Ci vediamo con nuovi video qui dal Giappone. Ciao ciao!